Quando il Signore ha un piano per la nostra vita, quel piano risulterà essere inarrestabile. E il piano di Dio prende forma attraverso le vittorie che noi dobbiamo realizzare nel cammino cristiano. Voglio dire a gran voce che il popolo di Dio non è un popolo di sconfitti. Il popolo di Dio è un popolo che avanza vittorioso nel nome del Signore. Nonostante le difficoltà che a volte potremmo vivere nella nostra vita, siamo figli dell'Iddio vivente, e questa verità ci porta ad affrontare ogni battaglia con la fiducia che abbiamo solo nelle infinite capacità e possibilità che risiedono nel Signore. Non è la battaglia a mettere a repentaglio la tua vita, ma è l'incredulità con la quale tu affronti la tua battaglia, che mette a dura prova e a rischio la salute dell'anima tua, la tua stessa vita. La battaglia non sarà mai una minaccia, perché a proteggerti c'è il Signore, ma è l'incredulità che potrebbe portarti a vedere la tua vita rovinata in quella battaglia. Oh Signore, aiutaci, aiutaci a credere che tu, oh Signore, ci hai dato la vittoria di fronte alle sfide, di fronte ai problemi, di fronte alla paura che c'è nel mondo intero. Proprio in questo periodo noi vogliamo affermare che in Cristo Gesù siamo più che vincitori. Io desidero stasera, nel nome del Signore, che attraverso questa parola tu possa prendere forza e possa credere che la vittoria è nelle tue mani, perché il Signore combatte per te. Non essere incredulo di fronte alla battaglia, perché l'Iddio al quale noi eleviamo le nostre preghiere, dedichiamo la nostra vita, abbiamo consacrato il nostro tempo, è l'Iddio dei miracoli, è l'Iddio che continua a fare cose strabilianti, cose straordinarie. È vero, viviamo in una società dove si cerca di dare una spiegazione logica, razionale a tutto quello che succede, ma io voglio ancora affermare con la forza che viene dal Signore che il nostro Dio compie opere che non possono essere spiegate né dal punto di vista scientifico, medico o umano. Il nostro Dio è il Dio dei miracoli. Il piano del Signore per la città di Samaria era far ritornare quegli uomini nella loro normalità, nella ricchezza, nel benessere, nell'agio, nell'assenza di paura che un nemico potesse attaccarli. E così avvenne. L'indomani Dio compì il miracolo. Se tu parli col Signore e gli chiedi davvero di operare nella tua anima, nella tua vita, perché ti trovi forse a vivere la stessa condizione dei samaritani, sei indigente, sei bisognoso, non c'è nessuno che forse ti sta aiutando, ti può aiutare, addirittura ci sono altri problemi che stanno aggravando la tua condizione, il tuo stato d'animo oramai è a terra, come i samaritani, pensi che non c'è più nulla da fare per te. Nel nome del Signore ti dico oggi che Dio può compiere un miracolo. Il piano che Dio ha per te è inarrestabile. Se tu credi alle sue promesse, se tu combatti con la consapevolezza che la vittoria è nelle tue mani, e se tu aspetti il miracolo del Signore, il piano di Dio si concretizzerà anche nella tua vita.